Ciao a tutti ragazzi, quest'oggi come potete vedere ci troviamo in un altro video unboxing. Ragazzi, questo pacco mi è arrivato proprio stamattina e oggi è il primo di luglio. Allora, dovrebbe essere la scatola One Up Box di giugno. È ancora chiusa, come vedete. E detto ciò, muniti di coltello, che signorin, scusi mi hanno rubato il coltello. Vabbè, in caso non ci avete il coltello potete benissimo usare un cucchiaino, no? No, vabbè, no ragazzi, no. Vabbè, usate il cucchiaio, va benissimo, no? Comunque, apriamo la scatola e... Oh my fucking god! Ma quanta bella roba che c'è qui dentro! Mamma, donna mia, che bel vento che mi fa la scatola! Ah, dico, in caso queste scatole che acquistate, comunque vi metterò il link qui sotto in descrizione, le potete usare pure come ventilatore personale. Assolutamente consiglio. Maronna mia, che caldo che fa, ragazzi, veramente. Come prima cosa, come sempre, andiamo a vedere la maglietta. Allora, questa volta è nera. Ma donna mia, c'è il disegno di un tirannosauro? Mettiamola al volo. Oddio ragazzi, come vedete non mi viene neanche tanto stretta, Guardate qua! Oh, mi piace! C'è scritto Jared Dead! Bella lei! In ogni caso ragazzi, se ve lo chiedeste, questa maglietta, questa carinissima appunto con l'Assassin's Creed, l'ho trovata in il video appunto che vedrete adesso qua nella scheda. Quindi se non l'avete visto potete cliccarlo e andarlo a vedere. In ogni caso è la precedente scatola One Up Box, quella del mese scorso, quindi giugno o maggio. Ma non perdiamoci in chiacchiere perché di roba ancora ce n'è tanta. In primis abbiamo, ok, la testa di Fallout, almeno dovrebbe essere la testa dell'omino di Fallout. Ah, ok, è un portachiavi, guardate qua. Carinissimo. Ovviamente è fatto in gomma, comunque è un normalissimo portachiavi. In ogni caso io lo rimetto nella busta perché voi lo sapete, a me non piace rovinare queste cose. Mi piace tenere nelle bustine. Sì, lo so, sono malato. E dopo il portachiavino abbiamo... Ok, abbiamo una carta. Una carta col dietro bianco. La carta è un jack di fiori. Sì, la carta è un jack di fiori, e vedete? Davanti c'ho sempre la luce, quindi, diciamo, vedete? Però è molto lucida. Diciamo, è un jack di fiori molto particolare. Diciamo che ci sono tipo tre velociraptor. Non so se si vede. Comunque, carina. Niente di eccesso, non mi fa impazzire. Soprattutto perché non ha nemmeno un dorso. È carta. Vabbè, prossima! Ragazzi, intanto è il tema di questo mese. Ma Tony mi è volata. Il tema di questo mese survival, dietro ovviamente tutto il contenuto di questa scatola. Ovviamente abbiamo la spilletta, guardate qua che figata la spilletta con questa volpe, con scritto One Up giugno 2016 e il tema survival, molto carino, mi piace. E la roba non finisce qui, visto che dopo la spilletta abbiamo, oddio che è un altro portachiavi, un attimo che ve lo apro. Allora qua dentro c'è ma che cazzarola. Ok ragazzi, è una specie di vestitino per le chiavi, vedete qua c'è il coso per aprirlo, semplicissimo. Basta fare così e lo aprite. Diciamo, togliete questo. Vabbè, questa qui è una chiave di cartone. Poi mettete la vostra chiave qua dentro. Ma guardate. E poi ci mettete qua sto filo. No, vabbè, ma veramente. Ma che cosa pensano? Ma ne pensano veramente una più del diavolo, sta messa. E avete il vostro vestitino con queste ali, penso siano, sì, per le vostre chiavi, simpatico. Ovviamente non ve lo sto neanche a dire che come ogni cosa la rimetto nella sua bustina. Malattia, non lo so. E dopo il vestitino della vostra chiave, ovviamente la cosa che più desidero in assoluto. Ta-dan! Un'altra action figures, sempre appunto le pop, molto carina. Stavolta a tema Bioshock e come vedete è la numero 63. E a questo tema, diciamo, si poteva trovare loro tre. Vedete, potevamo trovare il 62 Booker the White, il 63 quella che abbiamo trovato noi Elizabeth, e il 64 Booker the White Skyhawk. E ammetto che a me sarebbe piaciuto tantissimo trovare la numero 64. Comunque Bioshock Infinite il tema, molto carina, molto carina. Come sempre non la apro, diciamo ve la faccio vedere dalla scatola. Guardatela che carina con la sua bottiglietta. Molto carina, mi piace. Finisce lì nella sua bacheca vicino i suoi fratellini. Ah, comunque adesso gli armati sono due, vedete? Qua tengo tutto il casino.
magazzino, vedete qua chi c'è. Qua tengo il mio bellissimo Ace. E qua dentro, ragazzi, tengo, vabbè, tralasciando i vestiti, le varie cose mie. Vabbè, ovviamente. Che si ricorda questi. Ah, comunque, in caso me li richiedete, non ce ne ho più cappellini. Sono finiti! Sti cappellini, tipo, li ho fatti all'incirca 2 anni fa. Ne ho fatti, mi sembra, soltanto 200. E di questi 200, a me ne sono rimasti solo 2. Ovviamente dei 2 colori, rosso e blu. Gli altri, tipo, li avete voi. Diciamo, li ho venduti, mi sembra, 2 anni fa, tipo a 7 euro. Quindi, appena li ho finiti, basta, finito. Ma tranzolli, ragazzi, che nei prossimi giorni, invece dei cappellini, potrete acquistare cose. Ma cose! Cacciambrola, vi dico soltanto che sarà la mia maglia ufficiale. Non ho detto niente. Non ho detto niente. Per il momento ne ho soltanto 4. Con questa che ho appena trovato, siamo a 5. E li vado a mettere per il momento qua, perché diciamo che ancora non ho una bacheca. Diciamo, dovrei comprare un qualche cosa per metterli magari qua sopra. Prossimamente, diciamo, mi piacerebbe anche comprare un qualche cosina, visto che nell'armadio non mi fa impazzire. Però in ogni caso, momentaneamente le tengo là. E vabbè, non ve lo sto neanche a dire che, diciamo, c'ho le varie scatoline dove tengo tutte le cose che trovo. Infatti tutte queste cose io me le metto qua dentro, perché mi piace davvero tantissimo averle tutte insieme. E come vedete, tutte le cose che mi arrivano dai vari pacchi, diciamo, ho i vari posti per le cose piccine piccine, le metto qua dentro. Poi lì c'ho altre scatole. Piano piano, diciamo, me li colleziono tutti. Mi piace davvero tantissimo sta cosa. Bene, in ogni caso, ragazzi, detto ciò, io spero tantissimo il video oggi vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel pollicione in su qui sotto al video. Come sempre, se volete acquistare pure voi queste scatole della One Up Box, troverete il link qui sotto in descrizione. E nulla, ragazzi, io ci vedo un prossimo video. Vi voglio bene e ciao ciao.